Presidente, niente, io ho appena finito di intervistare i mister e questa mi è arrivata questa novità che ce l'ha portata fuori te e Porta, che poi intervisterò dopo. Cioè, la partita, io ho visto i gol 1-1, però sul referto l'arbitro dice che è 2-2, ma insomma com'è? L'arbitro dice che la partita è finita 2-2, io non capisco perché tra l'altro lui avrebbe segnato nel tabellino tra l'altro il gol di Doughty, che poi aveva annullato, e un gol di Bonazzi alla fine. Io non capisco assolutamente questa decisione dell'arbitro. Adesso io ho fatto una riserva scritta, spero che... Ma riserva scritta. Il problema sarebbe stato se avesse dato la vittoria uno all'altro, tanto così per fortuna, cioè, la classifica non la tocca. Quello hai ragione, ma io l'ho fatto solo per precisare il risultato. Sicuramente non viene toccata la classifica, però da 1-1, se realmente in campo è finito 1-1, io penso che l'arbitro, cioè, questa è molto grossa. Però c'è da dire che l'arbitro teneva per voi, perché semmai doveva darvela a voi la vittoria, perché ha fatto iniziare il secondo tempo senza schieri dell'altra parte, che io non l'ho mai visto nel mondo del calcio. Ha provato a fare iniziare il secondo tempo senza portiere. E noi eravamo stati noi a dire a Schieri di rimanere negli spogliatoi, tanto era la stessa cosa. Però, è vero, poi, perché Schieri è stato forse il migliore dei suoi. Quindi. Sì, è vero, ma Schieri ha salvato il Siviziana in più di un'occasione, è un amico, per quello era ironico il mio riferimento. Ho visto il Siviziana giocare in 8 in area, però so che è il gioco di Quattrini. 8? Io ne ho visti 10. E alla fine l'ha premiato il pareggio, loro cercavano il pareggio hanno ottenuto. Credo che oggi non ci siano niente da dire, credo che il Borgotaro meritava ampiamente poi i presidenti non contano, noi ne abbiamo parlato con gli allenatori tutti e due, e Quattrini ha fatto i complimenti perché ha detto che è una delle più belle squadre che ha visto, quindi il Borgotaro, quindi più di così non so cosa dire. Anch'io credo che la roba del Borgotaro sia una delle più belle, però sei DS presidente, te sei un po' partigiano, però i punti dicono che siamo penuti. Sì, comunque okay. Ci salteremo fuori. Romano, siamo con Romano Porta, presidente del Siviziano. Abbiamo appena parlato con il presidente del Borgotaro. In pratica, per l'arbitro la partita è finita 2-2, ha segnato un gol che poi aveva annullato, poi uno a voi, a Bonazzi all'ultimo minuto, che Bonazzi poi tra l'altro era venuto giù, quindi non si sa bene. Comunque, vabbè, di questo ne abbiamo già parlato, è veramente strano. E lui continua a dire 2-2 negli spogliatoi. L'unica cosa positiva è che il risultato era stato il pareggio. Sì, infatti l'ho detto anch'io. Anche perché l'ho detto proprio con Brindani, anche perché il fatto che teneva per loro, per il Borgotaro, si è visto, perché all'inizio del secondo tempo ha fischiato, ha fatto partire la partita senza schieri, senza la panchina metà panchina del Siviziano, e poi ha ribattuto, cioè che è un errore, in teoria sarebbe un errore tecnico. Esatto. Ha fatto battere secondo due volte. Meno male che in quella occasione lì loro non hanno tirato, non se ne sono accorti, per fortuna, anche perché l'abbiamo chiamato subito. Però comunque adesso. Niente, l'importante è che infatti l'ho detto anche con Brindani, che l'1-1, 2-2 o 7-7, hai capito? Solo per la stampa e per la classifica, okay. Marcatore, risultato. Ok, grazie. Ciao.